giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5. Grazie per essere ancora in ascolto. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io faccio praticamente trasmissioni da questa radio, da Radio Gamma, dal novembre 1996. Praticamente questa credo sia quasi la 130esima trasmissione che faccio e ancora ho un problema notevole. È questo il mio problema. Sembra che alcune persone non riescano a capire, o io non mi spiego bene, cioè io non riesco a spiegarmi, qual è il concetto del paganesimo della stregoneria a proposito della pederastia e dello stupro. Cioè, quando io uso il concetto, il termine stuprare o il termine pederasta, in che termini lo uso e perché uso quel termine? Cioè, io non sono il poliziotto che va a fare la guerra ai pederasti. Si è chiaro questo? Cioè, non me ne frega assolutamente niente. Questo è un problema di polizia, è un problema della magistratura, non è un problema che riguarda me. Io sto costruendo un sistema religioso, sto costruendo una struttura di pensiero religiosa e i termini che uso io di pederastia e stupro li uso all'interno di questo sistema religioso e di questo sistema di pensiero, che essendo diverso dal sistema religioso e dal sistema di pensiero cristiano, anche il significato dei termini di pederastia e stupro è diverso. E allora, cosa ho fatto? Ho detto, proviamo a scrivere qualcosa che forse diventerà un altro nostro volantone per cercare di far capire il concetto di pederastia e dello stupro inteso dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Che cosa significa? Cosa intendo io quando uso il termine questi sono dei pederasti, stuprare la vita, stuprare le persone, stuprare le cose? Cosa intendo io questo? Qual è il mio fine nell'usare questo termine? Uso questi termini solo per insultare i cristiani o uso questi termini per dare delle indicazioni filosofiche, delle indicazioni di pensiero, delle indicazioni dottrinali? Questo è il quesito che voglio rispondere prima di fare il commentario agli oracoli caldaici, perché oggi non solo farò questo, ma farò anche i commentari degli oracoli caldaici. E le telefonate le prenderò su solo alla fine dei commentari dei quattro frammenti degli oracoli caldaici. Per cui armatevi di pazienza. Io vi ricordo che io tendo a non gradire le telefonate, però se qualcuno telefona al 049 700 700 o 049 700 838, chiaramente può telefonare a suo rischio, ma può telefonare. Io personalmente non gradisco molto le telefonate, però sono benvenute le telefonate che portano alla discussione, sono meno benvenute le chiacchiere, sono meno benvenuti ancora gli insulti. Per cui fate come volete, però tenete presente che io il telefono lo alzerò soltanto quando avrò finito i frammenti degli oracoli caldaici. Ma prima dei frammenti degli oracoli caldaici c'è tutto il discorso che voglio fare per far comprendere a chi non lo avesse ancora compreso, chiaramente per alcuni è inutile, il concetto della pederastia e dello stupro, cioè cosa intendo io, qual è il mio fine, cosa voglio io ottenere quando dico stupratore, quando dico pederasta, quando uso questi termini. E sembra che noi come pagani, politeisti, apprendisti stregoni non siamo in grado di far comprendere le nostre posizioni a proposito dello stupro e della pederastia. Esiste il significato di questi concetti sia dal punto di vista, della morale sociale che dal punto di vista giuridico. Il punto di vista giuridico definisce le condizioni di punibilità dell'atto e la pena da irrogare. Il punto di vista della morale sociale è vincolato alle credenze a priori che sono educazionalmente vincenti in quel sistema sociale. Le due cose sono in relazione e si influenzano vicendevolmente. Nel sistema sociale in cui viviamo, il sistema di pensiero dominante è quello cristiano-cattolico. Sfido chiunque a dirmi che non è vero, eh?
Il pensiero cristiano cattolico ha al suo centro il Dio creatore e padrone del mondo e pertanto anche degli esseri umani. Nessun giudizio può essere fatto nei confronti dell'operato di Dio all'interno della Chiesa Cattolica. L'opera del Dio padrone non è criticabile in quanto gli esseri umani sono proprietà del Dio. Pertanto, gli esseri umani sono proprietà della Chiesa Cattolica che impedisce, nei limiti delle sue possibilità, che nelle diverse condizioni storiche, vanno dai roghi e la tortura alle semplici invettive e diffamazioni, le critiche nei suoi confronti, in quanto essa è emanazione della volontà di Dio. La Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e, secondo le sacre scritture, non sbaglierà mai. Pertanto, all'interno del pensiero cristiano cattolico, gli esseri umani sono proprietà del suo Dio, in quanto creati dal suo Dio e sottomessi alla volontà e ai giudizi insindacabili del suo Dio. Per conseguenza, gli esseri umani sono proprietà della Chiesa Cattolica in quanto emanazione del suo Dio. Gli esseri umani sono sottomessi alla Chiesa Cattolica, alle sue decisioni e alla sua volontà che non può essere sindacata. Partendo da questa struttura morale, non esiste nessun essere umano che sia in grado di danneggiare quanto Dio ha creato. E per la Chiesa Cattolica, la creazione è logos. Scusate un attimo solo perché qui c'è sempre un problema. Scusate un attimo dell'interruzione, ma c'era un disturbatore, c'è una persona che era venuta a cercare cose diverse. Allora, partendo da questa struttura morale, diciamo, non esiste nessun essere umano che sia in grado di danneggiare quanto Dio ha creato. E per la Chiesa Cattolica la creazione è logos, forma, descrizione. Quanto Dio ha creato è quanto viene descritto. Pertanto l'essere umano abbraccia, ma non psiche. Nel senso che abbraccia che crescono, ma l'anima non cresce, in quanto creata immutabile ed eterna dal Dio padrone. Parlare di stupro o di pederastia in un sistema morale e sociale cristiano e nel sistema giuridico che ne deriva non è un reato grave o una forma grave rispetto all'insieme delle morali e dei reati giuridicamente compresi. Per fare un esempio, la frase del pazzo di Nazareth, secondo cui chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio che si mettesse una macina attorno al collo, eccetera, non si riferisce ad azioni di pederastia o di stupro, come spesso molti cristiani intendono, ma si riferisce a chi indica e spiega a quei piccoli che stanno riponendo la loro fiducia in un povero pazzo o in un Dio inesistente, pertanto seguono una Chiesa cattolica che fa della menzogna e dell'inganno, che lei chiama fede, arte della sottomissione. In altre parole, quando dice chiunque scandalizza uno di questi piccoli, è chi vuole staccare questi piccoli che credono in lui da lui, non chi pratica la pederastia. Chi pratica la pederastia, non, per il Gesù di Nazareth, non pratica, non scandalizza i bambini. È tanto più vero questo in quanto si hanno dei comportamenti delle gerarchie cattoliche pronti a coprire attività pederastica e pronte a rivendicare il diritto di considerare lo stupro come un reato contro la morale, mentre sono pronte a cacciare dalla Chiesa Cattolica chiunque afferma che la tanto declamata verginità della Madonna è solo una volgare truffa atta a circuire la credulità popolare. Questo perché? Perché per un cattolico considerando l'essere umano creato ad immagine e somiglianza del Dio creatore, nessuna attività di stupro o pederastica è in grado di intaccare la creazione del Dio padrone. Mentre mettere in discussione il controllo del Dio padrone, o del pazzo di Nazareth, significa macchiare o offendere l'anima. Delitto grave in quanto questa, per un cattolico, è proprietà del Dio padrone. Proprio partendo dall'essere umano proprietà del Dio padrone di cui la Chiesa Cattolica è la concessionaria esclusivista, si ritiene in diritto di farne quello che vuole nel rispetto della propria struttura gerarchica, sottomettendo
Sottomettere gli esseri umani, considerandoli merce a propria disposizione, è per la Chiesa cattolica obbedienza alle indicazioni di sottomissione, il cui potere e le cui direttive le derivano dal Dio padrone e dal pazzo di Nazareth di cui ella si ritiene rappresentante. Lo stupro, ricordiamo come la donna in quanto moglie perdeva ogni diritto e poteva essere stuprata dal marito in quanto padrone ad immagine e somiglianza del Dio padrone fino all'avvento del diritto di famiglia, e l'attività pederastica sono attività di riaffermazione del diritto di sottomissione esercitato dalla Chiesa cattolica. Se dovessero esserci dei dubbi, ricordiamo che esiste una posizione sessuale detta del chierichetto, in contrapposizione alla posizione detta alla missionaria, che non lasciano dubbi sull'origine del nome. Sia lo stupro che l'attività pederastica riaffermano il dominio sullo stuprato da parte di chi è gerarchicamente più forte in quanto identifica il suo ruolo con quello del Dio padrone. Perché il paganesimo politeista sottolinea lo stupro e l'attività pederastica come un male talmente grande da essere condannato senza attenuanti? Perché il paganesimo politeista ritiene che non solo la persona fisica dal momento della nascita attraverso un momento di crescita, ma anche la sua psiche e il suo corpo luminoso. Perché il paganesimo politeista ritiene che la vita di un essere umano è la sua occasione di eternità e deve fare quanto in suo potere per costruirsi al meglio, identificando il male con quanto impedisce lo sviluppo dell'essere stesso. L'attività di sottomissione, di cui lo stupro e l'attività pederastica rappresentano l'aspetto fisico e psichico più appariscente, è attività di distruzione della capacità di espansione dell'individuo. L'individuo che viene costretto alla sottomissione viene in realtà impedito nella crescita. Ma se si impedisce la crescita di un individuo, si impedisce la crescita dell'intero sistema sociale, il quale anch'esso diviene menomato. Per il paganesimo politeista, ogni attività che distrugge il divenire di una persona è un'attività perversa. Arte dello stupro, esercizio del dominio pederastico, sottomissione determinata dal disprezzo nei confronti del divenire umano. L'attività è ancora più perversa quando questo diventa elemento giuridico e giustificazione dello stupro e dell'attività pederastica. Un sistema giuridico che non riconosce nel bambino un soggetto di diritto costituzionale, ma lo ritiene sottoposto ad un'autorità e un sistema sociale che, anche se condanna l'attività pederastica e lo stupro, in realtà lo giustifica mantenendo inalterate tutte le condizioni educazionali che incitano gli individui a stuprare e a svolgere l'attività pederastica. Quel sistema sociale salva la forma pronunciando condanne, ma non rimuove quegli elementi del condizionamento educazionale che provocano le condizioni psichiche, sociali e ambientali degli individui che reputano piacere e doveroso perseguire quel tipo di attività. È come per lo spacciatore dell'eroina. Qualche volta i sistemi sociali distruggono le piantagioni di papaveri. Spesso incarcerano gli spacciatori o alcuni di questi, ma non rimuovono le condizioni che portano gli esseri umani del loro stesso sistema sociale a diventare consumatori, giustificando e rendendo conveniente sia la coltivazione che lo spaccio, anche in presenza di forti condanne carcerarie. Il sistema sociale cristiano non rimuove il diritto del più forte a sottomettere il più debole, tantomeno promuove condizioni sociali e dottrinali affinché non ci siano individui deboli e sottomettibili. Oggi come oggi, i magistrati condannano gli eccessi della sottomissione, come lo stupro e la pederastia, ma non gli elementi della sottomissione che, inserendosi negli individui, ne provocano i bisogni, la cui soddisfazione si traduce in attività di stupro e di pederastia. Nella sola San Paolo del Brasile ci sono ogni anno 70.000 morti ammazzati, di cui almeno 30.000 bimbi di strada. Bestiame che viene ammazzato soltanto perché la Chiesa cattolica e le altre chiese cristiane, per sviluppare la sottomissione, combattono il diritto d'aborto con una ferocia mafiosa. Che cos'è una ferocia mafiosa?
La ferocia mafiosa si manifesta quando, anziché produrre delle ragioni sufficienti affinché le persone decidano di non abortire, in questo caso, le si minacciano e le si ricattano con la galera, con ritorsioni, fino all'uccisione di medici abortisti. Quando non ci sono ragioni, e la Chiesa Cattolica non ne ha mai, impone il proprio volere con la violenza al fine di imporre sottomissione. Questa è ferocia mafiosa. Cosa significa impedire la sottomissione nel paganesimo politeista? Significa porre i semi affinché le relazioni sociali siano costruite in maniera diversa, siano relazioni funzionali alla crescita dell'individuo e per conseguenza siano funzionali alla crescita del sistema sociale. Significa rendere sacro lo sviluppo soggettivo del potere di essere dell'individuo prima e del sistema sociale poi. Ai pagani politeisti non interessano i singoli individui o i singoli episodi. Quando noi si viene a conoscenza di stupri o attività pederastica di preti cattolici, significa che la polizia e la magistratura si stanno già interessando alla situazione. Noi usiamo quelle notizie a supporto di quanto affermiamo. A noi interessano gli elementi attraverso i quali il sistema sociale costruisce se stesso. Ci interessano la direzione delle leggi e dei provvedimenti che favoriscono la costruzione dell'individuo e lo sottraggono dall'essere oggetto di possesso. Noi definiamo cristiano chiunque sviluppi strutture di possesso degli esseri umani. Per noi sono cristiani i campi di sterminio nazisti, non solo perché ispirati al concetto assoluto del Dio padrone, ma perché facevano del controllo assoluto dell'individuo movente centrale della loro esistenza. Lo stesso sviluppo del paganesimo politeista può avvenire solo in un sistema sociale in crescita e in espansione. Non può avvenire un sistema sociale che fa della sottomissione elemento morale sul quale costruire la sua struttura giuridica. Noi non facciamo i poliziotti nei confronti degli stupratori o dei preti pederasti. Non siamo interessati a costruire delle condizioni migliori, sia etiche, morali e giuridiche. Siamo interessati a costruire delle condizioni migliori, sia etiche, morali e giuridiche, affinché gli individui siano importanti in un sistema sociale in quanto sono individui e non in quanto oggetto di possesso di qualcuno. Noi siamo interessati alla costruzione di un sistema sociale pagano politeista, un sistema sociale che abbia al suo centro l'individuo in quanto determinatore e costruttore del proprio futuro e non il suo essere posseduto da qualcuno o da qualcosa che lo usi per fini diversi. L'individuo non può essere ridotto ad un ruolo ed usato come merce di scambio per rapporti di forza all'interno di un sistema sociale, ma è il sistema sociale che deve innalzare l'individuo a elemento protagonista del sistema sociale stesso, assicurandogli le migliori condizioni etiche, morali e giuridiche possibili, sancendo attraverso leggi il dovere nei suoi confronti delle istituzioni e della struttura del comando sociale. In altre parole, noi riaffermiamo i nostri concetti per sancire moralmente, eticamente, giuridicamente il principio secondo cui i cosiddetti diritti dei cittadini sono dei doveri che le istituzioni devono assicurare. Qualora le istituzioni non garantissero i diritti al singolo cittadino, devono essere sottoposte al rigore di legge. Nel paganesimo politeista la legge punisce l'istituzione che viene meno ai propri doveri di garantire al singolo cittadino quelli che la Costituzione della Repubblica Italiana, nel nostro caso, chiama diritti nella situazione giuridica che quei diritti determina. Così il principio su cui si fonda il codice di Hammurabi, si fanno queste leggi affinché il più forte non prevarichi il più debole, viene ad avere il sopravvento sul principio su cui si fonda il cristianesimo. Io sono il tuo padrone e non avrai altro padrone all'infuori di me. Lo stupro e la pederastia sono le attività attraverso le quali si sancisce il diritto del possesso della persona. Senza la rimozione di tutti gli elementi che costruiscono le condizioni affinché ciò avvenga, sarà difficile la costruzione del paganesimo politeista e sarà difficile considerare la vita dell'essere umano come attività attraverso la quale costruirsi. Questo è il motivo per cui noi indichiamo lo stupro e l'attività pederastica
come elementi centrali del nostro discorso. La vita, come costruzione dell'essere della natura, è dogma di libertà nel paganesimo politeista. Se qualcuno avesse dei dubbi su quanto ho detto, allora, ai tempi dell'antico regime, spiega Joseph Vigarello, esistevano già alcune leggi che punivano lo stupro e la violenza carnale. Ah, l'antico regime, 1692. Erano leggi incerte e insufficienti, specie se si pensa che la violenza sessuale era considerata meno grave del furto in aperta campagna, ma comunque potenzialmente operanti. Eppure venivano usati molto di rado, anche perché erano pochissime le vittime che osavano denunciare i violentatori. Al Parlamento di Parigi, fra il 1540 e il 1692, solo 49 denunce riguardavano casi di violenza sessuale. La banalizzazione della violenza privata e familiare, la tendenza dei giudici a giustificare gli aggressori, la diseguaglianza fra i sessi e di quella classe sociale, nonché il sospetto umiliante che pesava sempre sulle vittime, spiegavano questa reticenza. In realtà, nel XVI-XVII secolo, lo stupro è punito non tanto per la violenza esercitata sulla vittima, quanto per l'infamia morale dell'atto, le cui conseguenze ricadono spessissimo anche sulla vittima. Così, ad esempio, nel 1698 un padre è condannato a 9 anni di prigione per aver violentato la figlia, la quale però viene a sua volta messa al bando per 5 anni senza una motivazione precisa. Cioè, questo è ciò che i cristiani intendono per condanna dello stupro. Cioè, la figlia di una donna, il culo di un uomo, cioè, la violenza su una persona è solo un atto contro la morale. Tanto tu sei sempre carne da preghiera e carne da lavoro. Tanto tu puoi sempre servire Dio. Questo è ciò che intendono i cristiani. Noi invece affermiamo come pagani che la violenza sulla persona tende a meno male la persona nella sua capacità di espandersi nel mondo. Per cui è un delitto gravissimo per noi. E questo ve l'ho letto dalla Repubblica del 29 dicembre 1997. Ma io ho anche altri articoli, ne ho a tonnellate. Fra le altre cose, ho un articolo della Padania, no? Che mi invia sempre il mio amico Alberto, del 29 agosto 1997, il quale dice: una lucida analisi del grave problema pubblicata da un giornale nordamericano, a proposito sempre della pedofilia, no? Negano anche l'evidenza. Il 12 maggio, fra le pagine del Chronicle Journal di Thunder Bay, si legge: siamo intristiti ma non sorpresi nell'apprendere la rabbia montante e l'angoscia che è il risultato degli abusi sessuali dei preti. Crediamo che l'arcivescovo di oggi non deve avere niente a che vedere con quello passato, dispensatore di angoscia. Tuttavia, negare non è nuovo nella nostra Chiesa. Anche l'arcivescovo O'Connors, che è attualmente in galera per aver abusato di alcune ragazzine, ha sempre negato di aver fatto qualcosa di sbagliato, perfino dopo aver commesso di aver avuto un figlio. Come vecchi membri della parrocchia di Sant'Agnese in Thunder Bay e della coalizione contro gli abusi sessuali sui bambini in quello stesso luogo, sappiamo solo troppo bene quale angoscia inflitta ai sopravvissuti degli abusi. Praticamente non solo la Chiesa Cattolica copre gli abusi sessuali fatti dai preti nei confronti dei bambini, nei confronti della vita, perché l'abuso sessuale non è altro che un aspetto del cattolicesimo, un modo con cui il cattolicesimo si riafferma nella vita, ma addirittura colpevolizza, cioè è colpa tua, è colpa del bambino, è colpa del violentato, è colpa dello stuprato, è colpa dell'altro che fa questo, non colpa del prete. La vita del collegio, e sto parlando del Newfoundland, contea della Vergogna, dagli anni 70 in un orfanotrofio, i sacerdoti violentavano i piccoli ospiti in nome di Dio, no? La vita segreta del fratello Levin, il rispettabilissimo direttore dell'orfanotrofio in questione, è stata anche raccontata dal film drammatico per la TV intitolato The Boy of Saint Vincent,
In questo film la storia ruota attorno a Kevin, uno dei ragazzini abusati. Le domande che si fa la regista e che vengono sciorinate nella pellicola sono queste: che succede oggi in quell'orfanotrofio? È vero che ci sono altri abusi? Perché la polizia non è intervenuta? Perché le autorità ecclesiastiche hanno preferito trasferire i colpevoli piuttosto che far loro affrontare un pubblico processo penale? La vita del collegio vista con gli occhi di Kevin è questa: i bambini non hanno diritti, vengono intimiditi e minacciati da coloro che ne abusano, sono costretti a subire rapporti sessuali e a sentire i sacerdoti che cercano di convincerli che loro stanno solo facendo la volontà di Dio, aggiungendo abuso spirituale ad abuso fisico. Bene, tutte queste cose sono accadute, sono state rese pubbliche il 3 dicembre 1996, notizia riportata dal Graham Newspapers, che il governatorato del New South Furland, credo Canada, aveva stanziato 10 milioni di dollari a favore delle vittime di abusi dei primi anni 70. Cioè, praticamente il fatto di stuprare le persone non è perché il prete malvagio stupra le persone, ma è perché il prete cristiano si ritiene padrone delle persone e in dovere di poter stuprare. Ma così si stupra la natura, si stupra la vita, si stupra il mondo che ci circonda, si stupra il futuro. E sempre con tanto amore, sempre per amore. E per amore si stupra e si distrugge la vita. Pertanto, amici miei, quando io uso il termine stupro, intendo indicare un'attività molto più vasta che non il semplice atto, un'attività che va anche a distruggere i sistemi sociali, i sistemi giuridici, i sistemi educazionali, che fa di una cosiddetta, fra virgolette, autorità, che non è un'autorità, è semplicemente una persona a cui la società delega delle funzioni, dedica dei lavori, delega dei compiti, la quale si pensa autorità, si pensa a immagine e somiglianza del Dio padrone e si pensa di poter fare quello che vuole. Questo è una cosa miserabile. E questo modo di pensare è un modo di pensare cristiano, solo ed esclusivamente cristiano. Poi possono averlo anche i musulmani e altri, ma nasce dal cristianesimo, nasce dalla Bibbia, nasce dal macellaio di Sodoma e Gomorra, nasce dal pazzo di Nazareth, come elencato nei Vangeli ufficiali. Io sono il padrone e faccio quel cazzo che voglio. Questo è stuprare la vita. Ed è questo che noi pagani stiamo tentando di fermare, questa concettualità che è come un cancro che si sviluppa nel sistema sociale, fra gli esseri umani, fra la natura, fra il mondo. È quel cancro che distrugge le foreste tanto per distruggerle, distrugge i mari tanto per distruggere, distrugge la vita tanto per distruggerla. Quel cancro che dovrà essere fermato e potrà essere fermato soltanto con la nascita del pensiero pagano, con la nascita della percezione dell'essere umano del mondo che lo circonda, solo ed esclusivamente in quel momento. Io spero di aver chiarito cosa intendo io per questo. Spero di aver chiarito cosa intendo io quando uso il termine stupro, quando uso il termine pederastia. Se non mi sono chiarito, un giorno scriverò ancora qualcosa, dirò ancora qualcosa, ripeterò ancora qualcosa. Non mi stancherò certo di continuare ad affermare questi principi all'infinito. Bene, io dopo questo prenderò a parlare degli oracoli caldaici. Vi ricordo che questa sera alle 7, nella trasmissione fra le 7 e le 8, farò la lettura di Liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Siccome sono 50.000 caratteri, io questo qua l'ho scritto per una persona che mi ha chiesto alcune cose, no? E che poi sentirete all'inizio, cioè come liberarsi dalla costrizione, dai rimorsi di coscienza per qualcosa che si è fatto. Sono circa 50.000 caratteri, io non so se ce la faccio a leggere in un'ora, per cui cercherò di leggere anche abbastanza velocemente. È l'applicazione di un pezzo del crogiolo dello stregone a una situazione specifica, a condizioni specifiche, per cui può essere interessante per tutti, solo che per farlo in una sola volta, perché per dargli il senso dell'insieme, il senso della complessività, devo leggerlo tutto quanto e in un'ora dovrò essere molto veloce a leggerlo. Per cui consiglio alle persone questa sera alle 7, se sono interessate a come si applica nella vita pratica gli elementi del crogiolo dello stregone,
chiaramente sono sempre generali, ogni persona poi lo adatterà a se stessa, io consiglio di registrarselo, oppure se non vuole registrarselo, chiaramente dopo io lo inserisco nel crogiolo dello stregone e lo venderò coi libri, per cui potete sempre comprarlo se vi interessa, chiaramente. Per cui appuntamento alle ore 19 con questo. E cominciamo invece oggi con gli oracoli caldaici, con i frammenti oracolari, no? Siamo al frammento numero 7, abbiamo già cominciato, abbiamo visto lo sconosciuto che ci circonda, abbiamo visto il concetto di padre. Però, attenzione, non tutti i concetti sono in positivo, non tutti i concetti sono quelli che costruiscono l'essere umano, alcuni concetti vanno a bloccare l'essere umano. E vedremo... cominceremo proprio da uno di questi concetti. E se faremo il frammento numero 7, il frammento numero 8 e il frammento numero 9. Non sono tantissimi, dai. Il frammento numero 7 dice questo: a tutte le cose il padre diede compiutezza e le affidò al non secondo, che voi tutti chiamate primo razza umana. Vi ricordo che cos'è il nous. Il nous noi lo intendiamo come pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, giudicare, sentimento, sentire, percepire, eccetera. Cioè tutto questo insieme di cose si chiama nous. Forse io non lo pronuncio in maniera giusta, ma abbiate pazienza. Questo è, quando io dico nous, vuol dire che dico pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, di giudicare, sentire, vedere, percepire, eccetera. Dunque, a tutte le cose il padre diede compiutezza e le affidò al secondo nous, che voi tutti chiamate primo razza umana. Attenzione, questa è una sfida. Tutte le trasformazioni si compiono in funzione della nascita e dello sviluppo della coscienza di sé. Qual è lo stadio più alto della consapevolezza? Come si può stabilire un primo e un secondo nella sequenza dello sviluppo della consapevolezza e della coscienza di sé? Solo lo spettatore della consapevolezza altrui può analizzare la sequenza dei mutamenti e asserire che prima c'era questa e poi venne quella. Oppure ancora, prima c'era questo stadio di nous, ora c'è quest'altro. All'interno del gioco della vita e dell'esistenza non ci sono spettatori. Ci sono solo attori che giocano la loro partita esercitando la propria volontà ed agendo secondo le proprie determinazioni. Attori che stanchi della recita si siedono, altri attori, si siedono in poltrona e aspettano la fine della loro recita e nel frattempo affermano cose che assolutamente ignorano nei confronti di altri attori che ancora continuano la loro recita tentando di arrivare là dove chi è in poltrona ha avuto paura o era troppo stanco per provarci. Dice chi è in poltrona: io ho raggiunto la mia meta, mentre stanco e seduto guarda con disprezzo coloro che arrancano nella loro recita. Il nous che raggiunsi è il primo nous, afferma, ma il nous è il nous che si adatta in modo diverso alle trasformazioni di ogni consapevolezza. L'accompagna lungo il sentiero delle proprie trasformazioni. Non è il nous dell'essere cane che mi cammina a fianco, non è il nous dell'essere sole che mi abbaglia con i suoi raggi, non è il nous di quando, essere feto, mi dibattevo per trasformarmi nel grembo di mia madre. Il nous è il nous. E io descrivo il mondo in cui vivo nella speranza che i meccanismi aiutino le mie trasformazioni nell'infinito della percezione. Io ho il primo nous, dice l'attore stanco, attendendo la sua dissoluzione. Non tu che ancora stai recitando. Credi di possedere il primo nous dell'origine dell'universo, invece è il secondo nous. Il nous è il nous, non è né primo né ultimo. È quello che la mia determinazione tende ad alimentare fin tanto che sono attore della mia esistenza, fin tanto che articolando le mie determinazioni attraverso l'uso della volontà sento il fuoco di Ecate spingermi nell'infinito dei mutamenti. Voi razza umana, voi esseri della natura, voi infimi sperduti in un infimo angolo dell'universo, quale becero essere sta guardando gli esseri e li disprezza mentre tentano di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza? Io possiedo il primo sapere,
Non esiste il primo sapere, esiste una via che alimenta il sapere, esiste una trasformazione generata dal sapere. Il sapere non è possesso, il sapere non è dono, il sapere conquista attraverso le proprie trasformazioni. Il sapere è oggetto della nostra trasformazione soggettiva, non è possesso, è il nostro mutamento. Il nous non è né primo né secondo, il nous è trasformazione delle coscienze di sé, che giungono a compimento, è il loro processo di trasformazione, è qualificazione della loro esistenza. Qual è il nous del mio corpo luminoso? Qual era il nous del mio essere feto? E questa è la prima sfida in contrapposizione che troviamo con gli oracoli caldaici. Il dire questo è primo, questo è secondo, e questo è terzo, e questo è quarto. Dove uno o qualcuno o un agente esterno determina qual è il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Bene, tutto questo noi lo spazziamo via. Perché tutto questo non esiste in quanto lo spettatore esterno, qualunque esso sia, a qualunque livello sia giunto, non andrà mai da un'altra coscienza di sé che dal salto al cielo a dire questo è il primo e questo è il secondo. Perché essendo arrivato ad un certo grado di sviluppo, conosce tutta la fatica che ha fatto per arrivare a quel grado di sviluppo e nella fatica che ha fatto vede la fatica che stanno facendo altri esseri. Mentre invece il morto che cammina, lo zombie, lui va a dire agli altri cosa devono o non devono fare. Lo zombie trasforma la sua arte oratoria, il suo parlare, il suo modo di porsi in inganno per distruggere le trasformazioni degli individui. E allora noi spazziamo via il concetto di primo e di secondo nous. Esiste il nous nell'attimo presente, nel momento in cui affrontiamo la vita. È esistito uno dal quale partivamo, esisterà uno in cui arriveremo fra mezz'ora, un altro che arriveremo domani mattina e un altro ancora. È il nostro cammino di libertà che costruisce la nostra verità. In ogni attimo della nostra esistenza abbiamo stadi di verità diversa. Per questo noi stabiliamo le nostre regole e le stabiliamo grazie agli oracoli caldaici, per cui nessuno verrà mai a dirci qual è il primo e il secondo. Questo è il nostro livello di libertà che abbiamo raggiunto. E passiamo all'ottavo frammento. Presso di lui siede la diade, ed essa ha entrambe le funzioni, contenere gli intuibili del nous, introdurre la sensazione nei mondi. E qui comincia un'altra sfida. Necessità ed intento esprimono le funzioni. Cos'è la diade? Necessità e intento. Sono forze consapevoli che esprimono la necessità soggettiva di ogni intuibile, del nous, mentre si espande nel suo intuibile e nello stesso tempo l'introduzione della sensazione nei mondi, al di là della rappresentazione soggettiva del mondo. Lo trasforma in soggetto che intuisce, componendo l'oggettività intuibile. Attraverso le trasformazioni introdotte nel soggetto dall'intuire, questo muta l'oggettività dell'intuibile cui è parte. La diade, formata da necessità e intento, permea ogni cosa ed ogni aspetto di ogni cosa, spingendo all'infinito adattamento soggettivo di ogni intuire all'interno di ogni possibile intuibile. Necessità ed intento esprimono la diade alla base del padre. Il padre non esiste, ha dissolto la propria coscienza, cioè non esiste come coscienza, e la propria consapevolezza nell'esistente, è rimasta la sostanza dell'esistente che attraverso necessità ed intento, introducendo la sensazione nel mondo, alimentando la relazione intuito e intuibile del nous, riformeranno la coscienza e la consapevolezza di ciò che fu, in una forma che sarà, in base alle scelte e agli adattamenti dell'intuito soggettivo negli intuibili oggettivi. Dunque, non esiste nessuna coscienza che sia padre, esiste la sostanza che fu padre. Ma la sostanza non ha coscienza, ha forze interne. Queste forze sono necessità, che è una qualità dell'energia vitale, ed è intento, cioè è la tendenza dell'energia vitale da passare da inconsapevole a consapevole. Questo è l'intento fondamentale dell'energia vitale. E l'energia vitale ha una qualità che è il movimento, che è necessità. Per necessità si muove. Queste due forme che stanno alla base, che sono
fanno sempre riferimento al padre, sono le forme che vanno a introdurre la sensazione nei mondi, la sensazione nell'energia vitale. Quando la sensazione si introduce nell'energia vitale, questa unità di energia vitale si trasforma in coscienza di sé, cioè definisce se stessa diversa dall'inconsapevole che la circonda. Per cui necessità e intento, vi ricordate sempre che sono gli elementi del padre. Il padre negli oracoli caldaici è riferito sempre a necessità e intento. Ci sono delle variazioni qua e là all'interno dei frammenti che noi abbiamo, che sono quelle che vengono introdotte da Proclo nei commentari del Timeo, del Parmenide e di altri. Cioè, il filosofo Proclo commenta il Timeo, il Parmenide di Platone e altri scritti e introduce e usa gli oracoli caldaici, cioè commenta insieme a questi anche gli oracoli caldaici e introduce dei concetti del Parmenide, del Timeo di Platone, partendo però dalla sua visione del cristiano, cioè il Platone cristianeggiante, cioè il Platone che ha il demiurgo, che ha il Dio costruttore, cioè un Platone cristianeggiante che viene a inquinare quello che sono i frammenti degli oracoli caldaici. Allora le cose devono sempre essere chiarite punto per punto. E qui passiamo al frammento numero 9. Il frammento numero 9 è formato da pochissime parole e di non trattenere nel tuo intuire. In questo frammento continua il discorso del frammento precedente. L'intuire del soggetto trasforma il soggetto stesso, articola la sua coscienza e la sua consapevolezza, sviluppa il suo potere di essere. Trattenersi nell'intuire significa trattenere il proprio cammino di sviluppo, significa limitare se stessi. La costruzione della coscienza universale, il padre figlio dell'esistente, si completa proprio perché gli intuibili alimentano se stessi di intuizione. L'intuito, attraverso l'intuire, è a sua volta intuire dell'intuito, in un vortice creativo della coscienza e della consapevolezza che, alimentando il soggetto, alimenta la coscienza e la consapevolezza dell'oggettività in cui l'intuire si manifesta. Trattenere l'intuire significa frenare la qualità e la qualità di sviluppo attraverso il quale la coscienza di sé che intuisce partecipa alla costruzione della coscienza di sé universo. Nessuno si trattenga dunque dall'intuire, ma espande la propria intuizione in tutti gli anfratti del circostante, arricchendo la propria consapevolezza, rendendola pertanto attraente all'intuire del circostante stesso. Cosa significa questo? Significa che se io intuisco qualcosa devo continuare ad intuire, cioè la capacità di intuire, cioè la capacità di compenetrare l'oggettività che mi circonda deve essere una capacità che io osservo in continuazione, che io pratico continuamente. Non posso trattenermi dall'intuire. Se io mi rifiuto di intuire una volta o due volte senza aver scelto soggettivamente di non intuire, cioè quella cosa non mi piace per cui non mi interessa costruire delle relazioni, se io smetto di costruire delle relazioni, un po' alla volta la mia capacità di intuire il mondo che mi circonda viene a morire. Per cui non posso mai trattenere la mia capacità di intuire, la mia capacità di percepire il mondo, di continuare ad ascoltare la voce che dal mondo viene verso di me. Non devo mai cessare di fare questo. Se comincio a farlo o non vengo educato fin da piccolo, fin da ragazzo, insomma, fin da persona a farlo, non è la mia pratica, io a un certo punto divento sordo ai richiami del mondo. E quando io sono sordo ai richiami del mondo, chiunque può mettermi in ginocchio. Ricordiamocelo questo. Il nostro vero potere e la nostra capacità di interazione fra noi e il mondo che ci circonda. Quando manca la capacità di interazione fra noi e il mondo che ci circonda, noi siamo dei morti che camminano. Siamo gli attori in poltrona che stanno aspettando solo di morire. E passiamo all'ultimo frammento, il frammento numero 10. Tutte le cose sono scaturite da un sol fuoco. Tutto l'esistente trae origine da un solo fuoco, la luce primordiale che sfascia le tenebre dell'abisso primordiale. L'uovo ingravidato da Eros, da cui promanano le cose dell'esistente, la distruzione di una coscienza di sé, di una consapevolezza, è all'origine del tempo. Un grande bagliore è l'origine del mutamento. Proprio attraverso il fuoco e la luce avviene la trasformazione soggettiva.
Conoscere la qualità percepita dell'inizio ci permette di costruire l'immagine astratta all'interno della quale si muovono le nostre trasformazioni. La materia della nostra forma decade con un ciclo di mutamenti più o meno lungo, ma il fuoco che necessità e intento alimentano, il fuoco che cresce nella forma che deperisce. Allora, ricominciamo. La materia della nostra forma decade con un ciclo di mutamenti più o meno lungo, ma il fuoco che necessità e intento alimentano è il fuoco che cresce nella forma che deperisce, cioè la coscienza che cresce nella forma. Tutto l'esistente è figlio del fuoco. Tutto l'esistente germina la propria coscienza, la propria consapevolezza, alimentando quella parte di fuoco attraverso lo sviluppo del proprio intuire. Ciò che resta, alla fine dei mutamenti e delle trasformazioni della forma che noi descriviamo, è il fuoco della consapevolezza che la forma ha contribuito ad alimentare attraverso il processo di sfida e adattamento del proprio nous all'interno di tutti i nous con i quali è venuta in contatto. Tutto scaturisce da un solo fuoco, tutto l'agire alimenta lo stesso fuoco, ed è il fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Bene, io con gli oracoli caldaici mi fermo qua. Mi fermo qua perché è più che sufficiente per oggi. E stiamo costruendo il pensiero del paganesimo e della stregoneria. Stiamo tentando di ricostruire tutto quello che è il pensiero andato perduto alla base del paganesimo e della stregoneria prima dell'avvento del cattolicesimo. E qui ci fermiamo per oggi. Bene, allora, innanzitutto qualche altra cosetta. Se qualcuno vuole chiamare, può chiamare, tanto adesso vado a braccio fino alla fine. Allora, innanzitutto ricordatevi che si sta facendo la dichiarazione di redditi, no? Fra poco si firmerà i 740, i 730, il modello 101 e si pagheranno le tasse. È un'attività a cui molta gente non è affezionata, però bisogna farlo, insomma, c'è niente da fare, le tasse vanno pagate. E ci sarà da firmare anche se dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Io vi chiedo questo. Può starvi sulle scatole dello Stato, potete odiare lo Stato, potete fare tutto quello che volete, ma per favore, firmate per lo Stato, ma non firmate per la Chiesa Cattolica. Non costruite orrore, non alimentate la costruzione dell'orrore. Un'altra cosa vorrei dirvi che un sano egoismo è una cosa pregnante, una cosa importante, che una persona forte può aiutare l'intero sistema sociale. Se ha il pensiero di aiutare il sistema sociale, una persona debole non lo può aiutare. Ma al di là di questo, che ognuno può intendere come vuole, quello che io vi chiedo è di non firmare per la Chiesa Cattolica. Oltretutto, il firmare per lo Stato toglie due cose. Uno, toglie una firma che va alla Chiesa Cattolica, e il secondo motivo, toglie una percentuale dei modelli lasciati in bianco dal contributo che andrebbe comunque alla Chiesa Cattolica. Per cui, per favore, firmate per lo Stato. Detto questo, vi ricordo che nel mese di agosto, come lo scorso anno, alcuni di noi faranno questa gita, rito, cena assieme, cioè sull'altipiano di Asiago. Perché lo dico così tanto presto? Che mio amico Francesco ha detto: ma perché lo dici così tanto presto? Perché nel cerchio quest'anno volevo introdurre una variabile, cioè chiedevo se era possibile, chiaramente nulla è dovuto assolutamente, ogni persona che partecipa di preparare un mazzetto di piante aromatiche, quelle piante aromatiche che piacciono a loro. Lo scorso anno abbiamo fatto un piccolo focolaio e abbiamo bruciato delle piccole fassine, cioè dei piccoli mazzi di lavanda che avevo preparato io. Quest'anno invece
vorrei che ognuno dei partecipanti preparasse un mazzetto di piante aromatiche, quelle che piacciono a lui, e le portasse su per metterle assieme e per bruciarle tutte assieme. Non serve da... Fate conto, unite il vostro pollice e il vostro indice, ecco, un mazzetto così o poco più grande. No, non serve, è lungo un 10 centimetri, 15 centimetri, non servono quintali di cose. E scegliete essenzialmente quelle piante che vi piacciono. Se vi piace l'odore del rosmarino, scegliete il rosmarino. Se vi piace l'odore della salvia, scegliete la salvia. Se vi piace la lavanda, scegliete la lavanda, cioè, oppure l'alloro. Scegliete quelle piante aromatiche che più vi piacciono. L'ideale sarebbe che la persona la raccogliesse fresca, la mettesse a seccare per un mese e mezzo, insomma 20 giorni, e poi ne facesse il mazzetto, cioè facesse tutta l'attività di preparazione dell'oggetto che va a bruciare. Perché questo? Per due motivi. Prima di tutto perché l'attenzione della persona viene concentrata su quello che sta facendo e quello che sta facendo diventa importante. E secondo, l'aroma che a lei piace è l'aroma che piace anche al mondo che ci circonda, cioè la sintonia che è data dalla persona è data con quella parte del mondo che quell'odore è riferimento. Per cui, mettendo nel camino, cioè facendo bruciare quelle piante aromatiche, noi è come se sacrificassimo una parte di noi stessi dicendo al mondo: prenditi questa cosa che io ti do, che è una parte di me, e cerca di darmi una mano per quello che io faccio nella vita, cioè nella mia attività di tutti i giorni. Questo è ciò che io sono. Mondo, ti piace quello che io sono? Se quello che io sono a te piace, sorreggimi nel mio cammino o cammina a mio fianco. Se quello che non ti piace, vedi di andare a pigliarti da dove che va bene, non è importante. Per cui il rito quest'anno verrà ampliato in questo senso, cioè è lo stesso rito dello scorso anno, che non ha niente di particolare, però nel cammino brucerà una parte di noi, una parte di noi rappresentata da quelle erbe aromatiche che ogni persona piace e che metteremo tutte assieme a bruciare, un fuoco che dura meno di 5 minuti, perché le piante aromatiche sono molto oleose, se sono ben secche bruciano immediatamente, non lasciano tracce, avete visto l'anno scorso, e si fa in 5 minuti, insomma. Però l'importante è il significato che le persone danno all'azione che viene fatta. E faremo esattamente quello che è stato fatto lo scorso anno. Per cui invito le persone che intendono partecipare a preparare questo. Vi ricordo sempre che la partecipazione delle persone la decido io o gli altri pagani, insomma, con cui voi siete in contatto. E mi raccomando ai mogli e ai mariti di non lasciare a casa la rispettiva moglie e il rispettivo marito. Cioè, se vengono su e non hanno nessuna intenzione di fare il cerchio, se stanno fuori aspettano che abbiamo finito. Non esiste nessun problema fra le persone invitate. Però diciamo così che le persone che sono venute decidono, venute, i pagani, diciamo così in generale, decidono quali persone far venire o quali persone non far venire. È una questione di preservare la riservatezza delle persone che partecipano. Questo è un rito pubblico ma privato allo stesso tempo, cioè nel senso che è una cosa nostra, una cosa preziosa e noi intendiamo conservarla come cosa nostra e cosa preziosa. Per questo motivo ne ho parlato molto in anticipo. Ne parlerò ancora, ne parlerò probabilmente ad ogni trasmissione. E questi sono i nostri intendimenti. Bene, detto questo, che mi sembra di aver detto tutto, vi ricordo, importantissima, stasera alle ore 19, liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, il primo uso pratico del crogiolo dello stregone. Va bene, visto che siamo qua e dobbiamo riempire un pochetto il tempo, vediamo un inserto di Repubblica Donna del 20 aprile 1999. Streghe per bene, giudicate eretiche, erano le pioniere dell'erboristeria.